quali sono le motivazioni che ti hanno portato a scegliere di diventare delegato sindacale e a scegliere la CISL? Allora, inizialmente c'è stato un problema a livello lavorativo. Successivamente mi sono approcciata al sindacato per riuscire a conoscere i miei diritti e farli conoscere comunque alle persone che lavoravano con me. Questo è stato il motivo principale per cui mi sono approcciata al sindacato e successivamente invece è nato un grande amore, c'è stata tanta passione e continua ad esserci. Tu sei una donna che ha un figlio, riesci a conciliare bene la tua attività sindacale con anche la tua vita familiare di mamma? Sì, le cose si conciliano, secondo me è sempre questione di volerle fare le cose e comunque il fatto di poter conoscere quelle che sono le tue possibilità, di poterti spingere in un mondo così strano come quello del lavoro, in cui c'è una continua evoluzione, un continuo cambiamento, ti permettono di far conoscere anche ai tuoi figli quello che potrà essere il futuro. Se tu oggi fossi segretario generale della CISL, che cosa faresti? Come lo vorresti questo sindacato? Allora, sono molto in linea col nostro segretario Anna Maria Furlan. Secondo me, oggi come oggi ci vuole tanto buon senso, bisogna perseguire quelli che sono gli obiettivi comuni e penso che sia una donna possa essere pragmatica da questo punto di vista e come tutte le donne riesca a trovare sempre la quadra e la soluzione ideale.